si è parlato dei fidei domini, cioè di sacerdoti che vanno in altre nazioni. Abbiamo privilegiato in questi anni forse l'America Latina oppure il centro dell'Africa, ma non conosciamo sufficientemente la ricchezza delle chiese che esistono nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Quindi questa conoscenza reciproca deve condurci anche a desiderare di collaborare insieme, collaborare in un modo più sistematico, e forse questo aiuterebbe anche la vecchia Europa a vivere un cristianesimo più a dimensione di popolo. È chiaro che il mondo arabo per noi è un mondo anche più distante culturalmente. Nell'America Latina noi abbiamo dei riferimenti culturali più immediati. Teniamo presente che l'esperienza missionaria, soprattutto con Comboni, ha avuto nell'Africa una espansione grande. Abbiamo trovato più difficoltà, per esempio, nell'Asia. Certamente troviamo difficoltà nel mondo arabo. Per cui quella sottolineatura della conoscenza è una sottolineatura fondamentale di questi giorni. Forse una delle difficoltà di approccio al tema del Mediterraneo è proprio legato anche a questa difficoltà culturale. Noi abbiamo bisogno di recuperare nel Mediterraneo quello che Guido Jubach aveva negli anni del Concilio e ancora prima sottolineato con un'opera bellissima che si chiamava Cattolicismo, cioè cattolicesimo. Il cattolicesimo indica l'universalità, e il cattolicesimo ci dice oggi nel Mediterraneo, nel Mediterraneo medio orientale, orientale, nel Mediterraneo del sud, come in Europa, ci dice che anche delle piccole comunità di cattolici, piccole comunità, comunità cristiane, fanno parte della cattolicità. Quindi la riflessione sul Mediterraneo è una riflessione sulla cattolicità, perciò non dobbiamo meravigliarci se in questo primo incontro noi abbiamo voluto incontrarci come pastori cattolici. Questo ci porterà ulteriormente, per esempio, ad approfondire il rapporto con le altre confessioni cristiane, ma non dimentichiamo che questo incontro è un incontro che viene dopo l'incontro del 7 luglio del 2018 di Papa Francesco con i responsabili, i capi delle chiese cristiane, non solo cattoliche, ma anche ortodosse, e con le chiese evangeliche. Quindi addirittura noi siamo partiti qui a Bari da un incontro ecumenico. Ma oggi abbiamo il bisogno di sottolineare come il tema del Mediterraneo è un tema che tocca non solo l'Europa, un aspetto che è stato accennato ma che certamente ritornerà nella giornata di domani, riguarda anche la consapevolezza che tante nazioni dell'Europa guardano al Mediterraneo, ma segnati dagli interessi economici. E gli interessi economici non sono sempre in armonia con il rispetto, per esempio, dei principi evangelici. E allora noi siamo chiamati in questi giorni a dire anche con molta chiarezza che il Vangelo non può essere motivo di discriminazione, o meglio, di non rispetto di quei paesi e di quelle comunità cristiane che vivono in questi paesi e che sono oggetto di discriminazione. Gli interessi economici conducono a disattendere questo. Papa Francesco ha parlato di congiura del silenzio nei confronti di questi paesi
nei quali il martirio è ancora oggi presente. Allora si comprende bene come le problematiche che emergono sono delle problematiche che fanno emergere, per esempio, le sofferenze di queste comunità cristiane e che pure assistono ai paesi di origine che privilegiano invece gli interessi economici e politici su quelli del rispetto della libertà e anche della libertà religiosa.